Riconoscere le mura, una mostra permanente per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei del più importante monumento cittadino lucchese. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente dagli assessori al turismo e alla tutela delle mura, Remo Santini, e alla cultura, Mia Pisano, e dalla curatrice della mostra, Roberta Martinelli. I luoghi individuati per ospitare l'esposizione permanente sono il sotterraneo del baluardo Santa Croce, il castello di Porta San Donato e il sotterraneo del baluardo San Colombano. Si partirà dall'allestimento del sotterraneo del baluardo Santa Croce, per intenderci quello accanto a Giulio in Pelleria, che verrà inaugurato entro fine marzo. Ma cosa troveranno nel sotterraneo lucchesi e turisti? Troveranno delle informazioni molto utili e soprattutto una guida, come dice il titolo, a riconoscere le mura, cioè a vedere gli oggetti e capire e inserirli nel contesto storico. Nel dettaglio è previsto un percorso di immagini e testi, con alcune proiezioni di carattere narrativo che racconteranno il funzionamento militare, la struttura difensiva e l'architettura dei baluardi cinquecenteschi. Una vera e propria riscoperta delle curiosità e dei segreti delle mura. Ma l'iniziativa si prefigge anche un altro obiettivo. La cosa importante però è la valorizzazione di questi spazi, che altrimenti sono un po' oscuri in tutti i sensi, sia per i lucchesi che per i visitatori stranieri. Per l'assessore Santini questo è solo il primo passo del progetto di rilancio del massimo monumento cittadino. È un'operazione molto importante su cui l'amministrazione comunale ha fatto un importante investimento finanziario, è il primo passo verso una valorizzazione che abbiamo detto fin dall'inizio del nostro insediamento di voler fare, il modo anche per lanciare il brand Lucca legato proprio al monumento simbolo della città.